Jukebox. Siamo alla Fiera di Lanciano, 60ª edizione di questa importante kermesse dedicata all'agricoltura. E proprio 60 anni fa è nata la Dalicandro Vincenzo SRL. Siamo con la signora Maragrazia, la figlia del fondatore di questa azienda che si trova a Tollo in provincia di Chieti e che da 60 anni è al servizio del mondo dell'agricoltura. Servizio, sì, dell'agricoltura. L'azienda Dalicandro nasce nel 1962 a Tollo in provincia di Chieti. E il fondatore Dalicandro Vincenzo, una persona che ha sempre, diciamo, incline e con la passione per la meccanica, ha avuto l'intuito di interpretare, la lungimiranza di interpretare l'esigenza di meccanizzazione agricola che in quel momento aveva il nostro territorio e ha cominciato a mettersi al servizio dell'agricoltura e della, o meglio della meccanizzazione agricola, cominciando con la progettazione degli atomizzatori, nello specifico atomizzatori basso volume. Cosa significa basso volume? In due parole, è un atomizzatore che permette l'utilizzo di quantitativi di acqua inferiori al classico atomizzatore con volumi normali o alto volume. Questa tipologia di irrorazione è un'irrorazione che si sposa bene con i vigneti, con la vite, con tipologia allevamento a pergola che caratterizza il nostro territorio nella quasi totalità. Pertanto questa macchina ha riscosso subito un grande successo, conquistando una bella fetta di mercato e posizionandosi come, diciamo, è stato subito considerato un riferimento per il mondo agricolo. Pertanto con la progettazione degli atomizzatori e tutti i modelli, diciamo, che ne sono conseguiti, che vediamo qui esposti, perché non abbiamo solo la tipologia zaino ma abbiamo anche le tipologie trainate, quindi a ruote da 6 quintali, 8 quintali, 10 quintali, abbiamo pensato bene di allargare questo successo, ci ha permesso di ampliare la gamma delle nostre macchine, quindi portando i nostri clienti ad avere la disponibilità della gamma delle macchine anche della lavorazione del terreno, che è una parte fondamentale per ottenere un ottimo risultato in termini di frutto. Signora Maragrazia, cosa vediamo qui al nostro fianco dopo aver parlato degli atomizzatori? Certo, qui parliamo della gamma che poi si è unita alla gamma delle macchine per la protezione delle piante. La nostra azienda ha ampliato la gamma prodotti con una serie di macchine per la lavorazione del terreno. Questa macchina che vedete qui al mio fianco è una vangatrice, è una macchina fondamentale per la lavorazione del terreno, per l'ottenimento, diciamo, di un frutto sicuramente più qualitativo rispetto a, diciamo, ad un terreno che non ne fa uso. Abbiamo la fresatrice, che è un'altra lavorazione fondamentale per il terreno. Poi abbiamo anche le trivellatrici, che sono macchine che fondamentali e comunque necessarie per le piantagioni di vigneti, frutteti e qualsiasi altra tipologia di piantagione. E poi abbiamo la trinciatrice che serve per trinciare potature degli ulivi, della vite ed erba, in modo da restituire al terreno tutte quelle sue diciamo, proprietà, comunque la sua materia che viene rimischiata nel terreno per permettere al terreno di nutrirsi della sua stessa materia. Ed è questo il modo diciamo, fondamentale per dare al terreno tutte le sue proprietà fondamentali affinché riusciamo ad ottenere un frutto il migliore possibile. Qui abbiamo
un esempio di trinciatrice, uno dei vostri macchinari in esposizione qui a Lanciano, macchinari tutti prodotti dalla vostra azienda. Certo, dal produttore al consumatore, certo, come si suol dire. Certo, noi siamo costruttori in toto delle nostre macchine, di tutte le macchine che costruiamo, siamo costruttori in tutte le sue parti, dalla ingegneria pura che è l'ingranaggeria, che è completamente progettata e costruita da noi con disegni, diciamo, interni, fino alla carpenteria e qualsiasi altra parte accessoria della macchina. Pertanto il cliente è assistito al 100% dal momento dell'acquisto della macchina fino a tutta la vita della macchina. Il cliente non ha nessun problema, diciamo, per ricambistica, assistenza e consulenza. Questa è una trinciatrice, diciamo, spostabile, quindi che fa l'interfila dei frutteti e dei vigneti. È una trinciatrice fissa, quindi vari modelli delle macchine, alcuni modelli adesso sono esposti alla Fiera di Lanciano, perché chiaramente non ci sono tutti. Ci sarebbe spazio. Non ci sarebbe spazio per tutti i modelli delle macchine, ma facciamo veramente per ogni tipologia di macchina tutte le misure e tutte le pesantezze, per accontentare comunque anche tutte le potenze dei trattori posseduti dai nostri clienti. In chiusura diamo delle informazioni di servizio, ricordando che la Dalicandro Vincenzo SRL si trova a Tollo, in provincia di Chieti. Certo, noi siamo a Tollo, in provincia di Chieti, esattamente nella zona artigianale di Tollo, dove ci sono anche tutte le altre aziende che si occupano principalmente anche dell'indotto della viticoltura e comunque del mondo agricolo. Tollo è un paese che vive di un'economia quasi esclusivamente vitivinicola, di questo siamo molto fieri ed orgogliosi. Possiamo dare anche qualche indirizzo, certo, email? Certo, il sito, se volete visitare il nostro sito, dove potete trovare tutte le nostre macchine, i vari modelli e tutte le schede tecniche, www.dalicandro.it. Se volete contattarci, all'indirizzo email di segreteria info@dalicandro.it. Se volete venire a trovarci, in via Don Morosini 91, zona artigianale Tollo. Box.